Il vostro lavoro io l'ho molto a cuore, perché soffro quando vedo tanta gioventù senza lavoro, disoccupata. Questi giovani sono la nostra carne, sono la carne di Cristo, e per questo il nostro lavoro deve andare avanti per accompagnarli e soffrire in noi quella sofferenza nascosta, silenziosa, che li angoscia tanto nel cuore. Così Papa Francesco si è rivolto ai promotori, gli animatori e i giovani imprenditori coinvolti nel progetto Policoro, promosso 20 anni fa dalla Conferenza Episcopale Italiana per affrontare il dramma della disoccupazione giovanile, in primo luogo al Sud, valorizzando le risorse e la dignità dei giovani stessi. Un progetto che ha lanciato 1.300 tra cooperative sociali, consorzi e ditte individuali in 128 diocesi italiane di 14 regioni. Un tentativo di coniugare il Vangelo con la concretezza della vita, ha detto Papa Francesco, attraverso idee forza come la formazione dei giovani e la creazione di figure di mediazione, di animatori di comunità. Tre di loro hanno presentato la loro esperienza al Papa, che ha sottolineato come il lavoro non è un dono gentilmente concesso a pochi raccomandati o a quelli che sono sicuri di se stessi, benché questa sicurezza sia stata acquisita nella corruzione, è un diritto per tutti. E ha sollecitato promotori e animatori a continuare a promuovere iniziative di coinvolgimento giovanile in forma comunitaria e partecipata, perché spesso dietro a un progetto di lavoro c'è tanta solitudine e i nostri giovani si trovano a dover affrontare mille difficoltà e senza alcun aiuto. Servono quindi progetti e misura d'uomo, concreti per esigenze concrete, ha concluso Papa Francesco, per fare della nostra voglia di creare una lieta notizia per il mondo. Perché il vostro compito non è semplicemente quello di aiutare i giovani a trovare un'occupazione, è anche una responsabilità di evangelizzazione attraverso il valore santificante del lavoro. Non del lavoro che sfrutta, ma di quello che rende l'uomo veramente libero secondo la sua dignità.